La mia proposta di recovery plan per l'Italia è concettualmente e filosoficamente diverso da quello che abbiamo visto finora, su quattro punti fondamentali. Il primo, il mio approccio è basato su obiettivi chiari e mi ispiro a John Fitzgerald Kennedy. Lui disse: voglio andare sulla Luna, questa è la missione. Non disse: voglio distribuire dei fondi per aiutare le aziende che fanno vestiti per astronauti, o voglio sviluppare le aziende, il settore dell'acciaio per la costruzione di rampe di lancio o altro. No, disse: voglio andare sulla Luna. E poi questi settori industriali e tanti altri si accodarono a questa missione. Quindi questo è il mio modo di pensare. L'Italia deve avere queste missioni, questi obiettivi, e poi la società, diciamo, seguirà questo percorso che lo Stato apre. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, naturalmente, non tutti si possono adattare, quindi non tutti fanno acciaio, non tutti fanno vestiti per astronauti, quindi contemporaneamente a questa missione, chiamiamola darwiniana, dove chi è bravo va avanti, c'è anche chi resta indietro, e quindi bisogna andare al secondo punto, quello di sostegno ai deboli, alle categorie meno flessibili, quelli che non fanno acciaio, quelli che non fanno vestiti per astronauti, che comunque bisogna aiutare attraverso un percorso di reinserimento sul lavoro. Ed è per questo che io parlo e penso con curiosità a una revisione del reddito di cittadinanza fatto in modo più efficace di come è stato fatto fino ad ora. Il terzo punto è che il modello di cui ha bisogno l'Italia deve essere scevro da ideologie, ma basato su analisi, fatti, numeri, senza andare a destra e a sinistra, senza litigare su dei preconcetti che ormai l'Italia non ha più il lusso di potersi permettere. Dobbiamo andare sui fatti, le analisi, e capire quello che serve al nostro paese. Questo è il terzo. Il quarto e ultimo punto è quello che adesso è un approccio olistico, cioè tutte le riforme devono essere fatte assieme, perché se invece si fa un approccio incrementale, prima una, meglio di niente, poi si vede, questa una da sola, mancando del supporto delle altre, anche se buona in partenza, rischia di fallire perché non è inserita in un contesto di sistema.